Buon pomeriggio a tutti, sono l'architetto Sciacca. Potete vedere già sul vostro schermo quella che è un'immagine emblematica del tema che andremo a trattare oggi pomeriggio, ovvero si parlerà di protezione sismica delle strutture, il caso delle strutture leggere a secco. E lo faremo con due professionisti, quindi due persone esperte, più professionisti, scusate, esperte proprio del settore, ovvero con l'ingegner Pasquale Molinari. Buon pomeriggio, Pasquale. Buon pomeriggio a tutti, grazie E Roberto. con l'ingegner Roberto Palamà. Buon pomeriggio, Roberto. Salve a tutti, salve a tutti. Allora, rispettivamente, quindi responsabile tecnico l'ingegner Pasquale Molinari Sangoben e l'ingegner Roberto Palamà, Product Manager Sangoben. Ecco, con voi affronteremo questa particolare tematica. Ci sarà proprio un passaggio di consegne, quindi sarà una prima parte sviluppata dall'ingegner Molinari, quindi per circa un'ora, e poi una seconda parte per circa mezz'ora sviluppata appunto dall'ingegner Palamà. Affronteremo una tematica che è assolutamente di attualità, ovvero il comportamento asimmetrico degli edifici con focus sulle strutture leggere a secco. Quindi si faranno, voi svolgerete sostanzialmente, presenterete quelle che sono le caratteristiche, scenari normative e soluzioni, quindi alle pareti interne, alle perimetrali, fine controsoffitti. Quindi si presenteranno anche dei casi studio, quindi si farà veramente, diciamo, un seminario, secondo me, molto interessante, su un tema assolutamente attuale e che sta riscuotendo veramente in questi ultimi anni un grande interesse, proprio, ahimè, in funzione anche degli avvenimenti tragici che comunque hanno colpito alcune parti d'Italia. Allora, vi ricordo per tutte le persone, per tutti voi che siete collegati, siete quasi in 300, i numeri stanno salendo in maniera repentina, sempre nei primi 5 minuti. Mi prendo qualche minuto per dare modo a tutte le persone di entrare in aula. Vi ricordo che il seminario si svolgerà da adesso fino alle 4 del pomeriggio. I relatori parleranno per i prossimi 90 minuti, quindi fino alle 3:30. Voi in questa ora e mezza potrete scrivere in maniera assolutamente libera quelle che sono domande o commenti nel pannello domande che vedete nella colonna sulla vostra destra. Saranno appunto queste domande raccolte da me e dalla mia redazione. Io nell'ultima mezz'ora rientrerò in linea e porrò queste domande ai due relatori con cui ci sarà appunto questa parte di question time della durata di mezz'ora. Come anche gli altri seminari, vi ricordo che questo seminario è collegato al rilascio di due crediti formativi riconosciuti dal Consiglio Nazionale degli Architetti. Vi ricordo che una sezione molto importante, se andate in extra sulla sezione FAQ, trovate la sezione quindi relative proprio alle domande che generalmente ci fate. Qui potete trovare tantissime risposte, quindi cosa devo fare per farmi accreditare il CFP, come funziona l'accreditamento. Quindi abbiamo aggiornato da pochissimo questa sezione in modo che potete assolutamente, come dire, consultarla per trovare tutte le risposte che spesso ci fate scrivendoci via mail, quindi uno strumento un pochino più rapido. Allora, io scusate se vi ho tolto questo spazio, Pasquale, Roberto, Mancherebbe, ma figurati, tutto. ne ho Piacere. approfittato, ecco, per dare modo alle persone di entrare in aula. Quindi a questo punto passo la parola all'ingegner Molinari, quindi ti assegno il ruolo di relatore e a momenti dovremo vedere il tuo schermo. Perfetto, Sì. vediamo il tuo schermo, vediamo la presentazione a tutto schermo, quindi direi ottimo, buona Perfetto. continuazione per la prossima ora e poi ci sarà il passaggio con l'ingegner Palamà. A Sì, dopo. a dopo. Benissimo, ok, di nuovo grazie Roberto, buon pomeriggio a tutti. Quindi come anticipato da Roberto, questo pomeriggio affronteremo diciamo un argomento molto interessante, che è quello diciamo relativo a delle soluzioni antisismiche, e in particolare affronteremo due argomenti diversi, quindi due tipologie di soluzioni diverse, cioè quello che è il mondo delle strutture leggere a secco e infine le soluzioni di consolidamento di cui poi insomma esporrà il collega Roberto Palamà. Il programma del pomeriggio è il seguente: farò una breve introduzione sul rischio sismico in Italia e entrerò poi in merito ai sistemi a secco, andandone a descrivere le caratteristiche costruttive,
andandone poi ad analizzare il comportamento diciamo durante un evento sismico, faremo poi un breve accenno normativo per evidenziare un po' quelli che sono i punti principali per quel che riguarda i sistemi leggeri. E poi, infine, come dicevamo, l'ultima parte si parlerà di sistemi di consolidamento per murature e solai, di cui esporrà appunto Roberto Palamà. Ma iniziamo subito con questa prima parte della presentazione che riguarda appunto il rischio sismico in Italia e il patrimonio edilizio. Questo perché è sempre, almeno a mio avviso, opportuno ricordare e avere sempre ben chiaro in mente diciamo, le caratteristiche del nostro territorio e del rischio a cui esso è sottoposto. In particolare, vediamo da questa prima slide che analizza la situazione geomorfologica del territorio italiano. Cioè, notiamo con queste, diciamo, queste strisce rosse quelle che sono le aree, diciamo, geomorfologicamente più interessate dai terremoti, che per quanto riguarda la penisola italiana riguardano sostanzialmente l'arco alpino, l'arco appenninico, scusate, dovuto fondamentalmente a dei movimenti, diciamo, tettonici che vedono quindi le due faglie, quella orientale e quella occidentale, che si spingono, quindi con il Tirreno che tende a sovrastare l'Adriatico, e questo genera quelli che sono i fenomeni sismici che abbiamo sostanzialmente visto all'Aquila, ad Amatrice, a Rieti e così via. Un'altra zona molto interessata da terremoti di media ed elevata entità è quella dell'arco Calabro. Come ben sapete, quindi tutta questa fascia, tra l'altro, è anche, diciamo, una zona attiva dal punto di vista vulcanico, con la presenza di numerosi vulcani, quindi dal Vesuvio, dall'Etna, lo Stromboli, più numerosi vulcani sotterranei come il Marsili. Quindi un dato di fatto è che l'Italia si trova in una zona con un rischio sismico medio-alto. In Italia come vengono, diciamo, classificate queste, come viene classificato questo rischio? Viene classificato suddividendo il territorio in zone sismiche. Abbiamo quattro zone sismiche. La zona 1 è la zona sismica più pericolosa, dove cioè si possono verificare eventi sismici di elevata entità con una probabilità molto elevata di accadimento. E via via scorrendo dalla zona 2, zona 3, zona 4, dove arriviamo a zona con bassa probabilità di danni sismici. E a tal proposito è opportuno far rilevare che la zona 4 è una zona che non è una zona libera da, diciamo, da terremoti, ma semplicemente è una zona che ha una bassa probabilità che si verifichino terremoti di una particolare intensità. Quindi possiamo affermare innanzitutto che tutto il territorio italiano è in realtà a rischio, più o meno alto, ma tutto il territorio italiano è a rischio sismico. Vediamo in questa mappa, diciamo in basso, presa dal sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ci dà un'idea, ecco, dei terremoti soltanto degli ultimi 30 anni. Abbiamo avuto circa 150.000 eventi sismici e più di 50 terremoti hanno avuto una magnitudo superiore a Richter, una magnitudo misurata con la scala Richter superiore a 5.0. Vediamo con i pallini arancioni più grandi quelli che sono stati i terremoti, sono stati terremoti con intensità superiore a 5. Ricordiamoci, tanto bene, la magnitudo indica appunto l'intensità di un terremoto, che non è, diciamo, direttamente o necessariamente connessa quindi ai danni che si possono apportare sul territorio. Perché, ricordiamo, facciamo anche questo inciso, fra una scala Richter e la scala Mercalli. La scala Richter è una scala che appunto ci dà indicazioni sulla forza, sull'energia espressa da un evento sismico, mentre la scala Mercalli è una scala che invece tiene conto dei danni sulle abitazioni. Questo perché io introduco poi l'argomento successivo. È ovvio che un terremoto di entità molto elevata in mezzo al deserto sostanzialmente non arreca alcun danno, mentre anche un terremoto di media entità diciamo, su un territorio in cui il patrimonio edilizio non è adeguato, non è a norma, può provocare comunque dei danni molto, molto elevati.
E infatti entriamo, dopo questa prima diciamo, fase, nell'analisi appunto del patrimonio edilizio italiano, che è il vero problema. Quindi io mi spingerei a dire che il problema non sono soltanto i terremoti, che in ogni caso sono un evento diciamo, normale nella nostra penisola, tra l'altro di intensità medio-elevata, ma non elevatissima come in altre zone del mondo, come il Giappone o come la California, mi viene a pensare, negli Stati Uniti. Il vero problema è lo stato del patrimonio edilizio italiano. Come possiamo vedere in questo diagramma, vediamo facilmente che circa il 50% degli edifici è stato realizzato sostanzialmente nel dopoguerra, fra gli anni 60 e gli anni 80. Un'altra buona parte è addirittura antecedente. È soltanto una percentuale più bassa, circa il 20%, possiamo definirlo, diciamo, dagli anni 80 in poi. E perché c'è questa discriminante importante? Perché gli anni 80 sostanzialmente sono stati gli anni in cui si è cominciato a parlare di una normativa, chiamiamo antisismica, o comunque di adottare dei criteri di progettazione, di sicurezza degli edifici. Quindi purtroppo la maggior parte diciamo, del nostro patrimonio edilizio non è sostanzialmente idoneo, non è stato progettato per resistere alle azioni dei sismi. Facciamo poi un focus sul patrimonio edilizio e diciamo che, ad esempio, su 7 milioni di edifici costruiti prima del 1971, circa, le indagini fatte, questa è una fonte ANCE Cresme, quindi questa è del 2012, ma insomma la situazione non è cambiata notevolmente fino ad oggi. Su 7 milioni di edifici residenziali, 2 milioni sono in uno stato di conservazione pessimo o mediocre. Nella figura di destra, quindi la nostra penisola, vediamo un interessante diagramma in cui vediamo che i tondini, i pallini bianchi e neri, rappresentano la percentuale di edifici costruiti prima del 1971, quindi più è grande il pallino, maggiore è la percentuale di edifici vecchi. Per semplificare, mentre alla scala dei colori viene associata un elevato rischio sismico quando è un colore più scuro. Quindi potete vedere, quando associamo in zone con colore scuro dei pallini più grandi, vuol dire che sostanzialmente abbiamo una percentuale molto alta di edifici vecchi, non adeguati, in zone ad elevato rischio sismico. Discorso analogo lo possiamo fare per il patrimonio edilizio riferito agli edifici industriali. E lo possiamo notare anche in questa figura qual è la situazione. Per l'appunto, continuiamo a vedere che abbiamo comunque un elevato numero di fabbricati ad uso industriale in zone ad elevato rischio sismico. L'ultimo aspetto che vado a prendere come analisi del nostro patrimonio edilizio è quello scolastico. Questa indagine relativa al 2016, rapporto all'ambiente del 2016, ma il rapporto successivo del 2018 non modifica sostanzialmente le percentuali che vi vado a dire. Che cosa ci dice? Che oltre il 60% degli edifici è stato realizzato fino al 1974. Quindi anche in questo caso purtroppo gli edifici scolastici sono piuttosto vecchi. L'aspetto drammatico è che, analizzando gli anni dal 2012 al 2016, ma ripeto, aggiungeremo anche il 2017, non l'ho aggiunto, ma insomma la percentuale è più o meno simile, vediamo addirittura una percentuale decrescente di certificati di idoneità statica degli edifici. Cioè, in realtà questi edifici non sono a norma per la legge italiana. E purtroppo questa percentuale, diciamo, aumenta. Il lato positivo, leggermente, ma vediamo le percentuali sono ancora estremamente basse, quindi siamo attorno al 13-14%, una leggera crescita diciamo, di edifici costruiti secondo criteri antisismici. E questo, diciamo, può essere definito soltanto un lato positivo. Vedremo poi successivamente alcune applicazioni, appunto, di edifici realizzati in maniera, diciamo, sicura con criteri antisismici. Inoltre aumenta la percentuale di edifici che hanno necessità di interventi urgenti di manutenzione. E questo purtroppo è un altro dato negativo. Quindi possiamo sostanzialmente concludere che il nostro patrimonio edilizio, tanto per dare buone notizie in questo periodo, comunque non è un patrimonio edilizio adeguato. Quindi purtroppo
andremo sempre incontro a dei rischi e sicuramente bisogna lavorare molto per mettere a norma tutti gli edifici. Fatto questo preambolo, che però mi sembra doveroso per capire anche il lavoro importante che c'è da portare avanti sul tema della prevenzione sismica, entriamo in merito a una particolare tipologia di sistemi che, anticipo, ben si adattano ad essere utilizzati, possiamo dire, nell'ambito dell'edilizia antisismica, cioè dei sistemi che possono essere tenuti sicuri se su un territorio si verifica appunto un sisma. Cominciamo quindi, dividerò in due parti questa sezione, cioè una parte in cui andrò a descrivere che sono i sistemi a secco e una seconda parte in cui andrò ad analizzare qual è il loro comportamento guardando, diciamo, le prove eseguite in laboratorio nei confronti del sisma. Quello che vi posso dire, vi anticipo, che i sistemi a secco di per sé nascono, quindi sono costituiti e realizzati in maniera tale da essere già dei sistemi antisismici, già dalla culla, quindi già da come vengono concepiti, per come essi sono realizzati alle guardate, sono già dei presidi, dei sistemi estremamente sicuri. Diciamo innanzitutto che i sistemi a secco li possiamo definire in genere come dei sistemi costruttivi leggeri ad elevate prestazioni e, oltre a quello di resistenza all'azione del sisma, sono caratterizzati da elevate prestazioni termiche, acustiche, di protezione dal fuoco e realizzati inoltre con materiali ecocompatibili. Ma quali sono i sistemi a secco? Andiamo a identificare le categorie principali. Pareti interne e pareti esterne, contropareti e controsoffitti. Sono queste tre tipologie, diciamo queste tre macro aree di soluzioni che andiamo ad analizzare. In particolare mi soffermerò sulle pareti, sul pareti interne ed esterne e su controsoffitti, facendo poi un breve cenno sulle contropareti. I sistemi a secco, pareti, come sono realizzate? Allora, le pareti a secco, cioè le pareti leggere, sono realizzate con uno scheletro metallico, realizzato con delle guide in acciaio che vengono poste a pavimento e soffitto, e dei montanti verticali, che vengono quindi vincolati in maniera non rigida alle guide. All'interno della struttura metallica viene posto eventualmente un isolante, nel caso in cui vogliamo ottenere delle prestazioni termiche e acustiche più elevate. E la finitura invece da entrambi i lati delle pareti è realizzata con un singolo o doppio strato o triplo strato di lastre di gesso rivestito o cartongesso, che dir si voglia. Più in generale, quindi, queste pareti sono, possiamo distinguere queste pareti due tipologie. Possiamo identificare tipologie di pareti leggere a singola orditura, come vediamo qui nella figura in alto, cioè costituite da una singola struttura metallica e una o due lastre di gesso rivestito per lato, o pareti a doppia orditura parallela con diciamo appunto una doppia fila di montanti di struttura metallica parallela sfalsata con due lastre per lato o anche una lastra aggiuntiva centrale. E adesso entriamo un po' nel merito di queste due soluzioni. Cominciamo a studiare e a valutare questa tipologia di parete, cioè questa che è una parete cosiddetta a doppia orditura, realizzata più nel dettaglio da che cosa? Da strutture metalliche da 75 mm, quindi da 7 centimetri e mezzo. Vediamo che queste strutture metalliche hanno un interasse di 60 centimetri, vengono montate sfalsate per dare una maggiore resistenza meccanica al sistema. Abbiamo inoltre due lastre di gesso rivestito per lato, quindi doppio strato, più una lastra centrale. Ho scelto questa soluzione, che tra l'altro è una delle più diffuse e più utilizzate, perché prevede anche l'utilizzo di una diversa tipologia di lastre di gesso rivestito. Ora sappiate che di lastre di gesso rivestito ne esistono, diciamo, molteplici tipi per diverse destinazioni d'uso. Quello che vi posso dire è che possiamo distinguere sostanzialmente due grandi categorie, cioè diciamo delle lastre cosiddette standard, quindi quelle che conosciamo di più sostanzialmente, quindi lastre normali, lastre idrorepellenti, lastre anche antincendio, possiamo ritenerle ormai delle lastre standard, seppure hanno delle caratteristiche particolari, e poi abbiamo tutto il mondo delle lastre ad alta densità, dove vedete qui in alto è simbolizzato abito forte, che è una lastra particolare, vedremo poi nel dettaglio
successivamente di cosa si tratta, quindi di lastre ad elevata densità, elevata durezza superficiale e resistenza meccanica, il cui mercato è, diciamo, negli ultimi 10 anni in continua crescita, proprio perché i sistemi a secco ormai sono diventati diciamo, un'usuale metodologia costruttiva sia in ambito residenziale, sia ospedaliero, sia per le scuole, e dove si richiede quindi una maggiore resistenza meccanica, si fa utilizzo di questa tipologia di lastre. Lo spessore di questa parete è di circa 21 centimetri. Naturalmente io scelgo soltanto alcune tipologie, faccio un esempio di una tipologia di parete, ma potremmo anche aumentare o ridurre lo spessore di questa parete andando a modificare sostanzialmente la struttura metallica o l'intercapella. E naturalmente aggiungo, non l'ho specificato, l'ho detto anche prima, in ogni intercapedine viene inserito un pannello isolante. Anche su questo faccio un inciso, sull'isolante, poi naturalmente qui in corsi specifici questi aspetti si vanno ad approfondire. Come isolante si intende sempre nei sistemi a secco una lana minerale, quindi un isolante minerale fibroso, una lana minerale o una lana di vetro o una lana di roccia. Sicuramente mai mettere degli isolanti rigidi, perché fondamentalmente un ETS o XPS potrebbero dare comunque un certo contributo per l'isolamento termico, ma assolutamente non danno alcun contributo per l'isolamento acustico. Quindi questo ci tengo a precisarlo, che quando parliamo di isolamento termoacustico è sempre, diciamo, è necessario, consigliabile utilizzare soltanto isolanti minerali, quindi lana di vetro o lana di roccia, insomma. Una parete di questo tipo che prestazioni ha? Ecco, vediamo, prestazioni. Cominciamo dal fonoisolamento. Innanzitutto questa parete con soli 21 centimetri consente di avere un isolamento acustico con, diciamo, identificato con RV, potere fonoisolante, di 68 decibel. Cioè, di 68 decibel. Una resistenza al fuoco di 120 minuti, quindi molto elevata. Una trasmittanza termica, anche questa già molto elevata, di 0,2. Ricordiamoci, questa è comunque una parete interna. E poi analizzeremo la parte relativa alle caratteristiche sismiche, diciamo, successivamente. Un'altra caratteristica importante, certificata, è quella dell'antieffrazione, quindi queste pareti sono anche sicure, questo per dimostrare anche la resistenza, se vogliamo, meccanica o all'effrazione. Abbiamo anche una classe 2. Per quanto riguarda poi gli aspetti della portata ai carichi, resistenza agli urti e sostenibilità, diciamo, queste caratteristiche estremamente elevate, che vedremo anche successivamente, sono possibili proprio grazie all'utilizzo della lastra a vito forte, o comunque di queste lastre ad elevata densità. Quando si utilizzano queste pareti? Poi magari dovevo dirlo all'inizio, lo dico adesso. Queste sono le pareti che generalmente vengono utilizzate come divisorie tra appartamenti, se parliamo di edilizia residenziale. Sono le pareti utilizzate come divisorie tra camere di albergo ad elevate prestazioni, oppure come divisorie tra camere di ospedale, perché, diciamo, consentono, oltre ad avere elevate caratteristiche tecniche, quali l'isolamento acustico, anche la possibilità di ospitare impianti al proprio interno. Per quanto riguarda le pareti interne, sempre nell'ambito delle pareti interne, vediamo un esempio di parete a singola orditura. Anche qui ho scelto una tipologia di parete tra le più utilizzate, dove per l'appunto abbiamo una singola orditura da 75 mm, una doppia lastra di gesso rivestito e isolante all'interno, sempre in lana di vetro. E anche in questo caso, nel doppio strato di lastra in gesso rivestito, la lastra a vista è sempre una lastra a vito forte, cioè una lastra con una densità, una durezza superficiale di carattere superiore. Per quanto riguarda le prestazioni, vediamo che anche questa parete di 12 centimetri ha un isolamento acustico di 59 decibel, quindi molto, molto elevato. Vedremo poi dopo un piccolo confronto con i sistemi tradizionali con cui ci andiamo a confrontare, una resistenza al fuoco di 90 minuti e di 90 minuti. Questa è una parete più semplice, diciamo così, tra virgolette, quella che, sempre se facciamo riferimento all'edilizia residenziale, si contrappone o sostituisce quello che è diciamo, la muratura realizzata con blocchi forati da 8 o 10 cm intonacati.
Facciamo un piccolo focus sulle lastre. Come vi dicevo, negli ultimi 10 anni l'uso di lastre ad alta densità è aumentato sempre di più. E cosa si intende? Questa foto ci fa capire bene cosa vuol dire anche avere lastre ad alta densità e ad alta resistenza e attrezzabilità. Vediamo, questa moto è stata appesa su questa particolare lastra con una piastra che è fissata con quattro semplici viti da legno. Ecco. Perché c'è questa necessità, si è creata questa necessità di realizzare prodotti così resistenti? Perché l'Italia è un mercato, passatemi il termine, affezionato, no, all'edilizia tradizionale, al mattone, ha fatto fatica a, diciamo, e ancora in parte alcune volte magari fa fatica l'utente finale a capire, ecco, diciamo, anche la resistenza meccanica dei sistemi a secco, e quindi queste lastre fondamentalmente hanno una peculiarità che è quella di poter appendere, diciamo, con una semplice vite da legno dei carichi molto pesanti. Vediamo infatti quelli che sono i test di carico. Ecco, vediamo in questa tabella. Questa è una prova di resistenza a carico eccentrico realizzata su una parete, come vedete qui sulla destra, con una parete monorditura, come quella che abbiamo visto precedentemente, con una sola lastra di gesso rivestito per parte con una sola lastra a vito forte per lato. Vedete quindi questa parete con una lastra a vito forte per lato su mensola con le semplici viti da legno ha dei valori medi di carico di circa 100 kg, cioè sulla mensola io posso applicare 100 kg con 4 viti da legno. Se poi vado ad utilizzare dei tasselli speciali in acciaio, arrivo addirittura a 240 kg di carico. Se invece di avere una parete con una singola lastra a vito forte utilizzo due lastre a vito forte, vediamo che il carico, sempre con vite da legno, è addirittura di 160 kg. Questo per quanto riguarda quindi la prova di a carico eccentrico o su mensola, insomma, per dirla breve. Per quanto riguarda invece la resistenza a taglio, vediamo che la vite da legno su una parete sempre a singola orditura regge circa 80 kg. Quindi su una sola vite io posso appendere 80. Quindi possiamo dire con questo, senza andare a leggere tutti i dati, che sostanzialmente queste lastre fondamentalmente hanno una possibilità di essere attrezzate con carichi di qualsiasi tipo senza alcun problema. Quindi senza pensare di dover necessariamente incontrare il montante posteriore oppure di mettere un ulteriore supporto in legno, come spesso veniva fatto in passato con alcune pareti in cartongesso, per poter applicare dei carichi pesanti, non so, magari anche i pensili della cucina, che alla fine pesanti, pesanti non sono. E con questo, diciamo, abbiamo visto anche quella che è l'importanza della qualità dei prodotti utilizzati nell'esecuzione dei sistemi leggeri. Cominciamo a vedere diciamo, un primo esempio di realizzazione. In realtà oggi gli esempi sono tanti, ne ho scelto qualcuno. Ecco, qui faccio vedere questo cantiere sulla sinistra, questo ormai siamo quasi terminato, questo fabbricato ad uso residenziale a Salerno, nella zona di Mercatello, è un edificio realizzato totalmente con strutture a secco, per cui lo riprenderò anche dopo quando andrò a trattare le pareti esterne. Per quanto riguarda questo fabbricato, quindi strutture in cemento armato, e vediamo che tutti gli elementi, quindi anche i parapetti dei balconi, i tamponamenti esterni, le pareti divisorie interne, sono state realizzate tutte con sistemi a secco. Vediamo nella foto centrale una fase applicativa intermedia, cioè in cui vediamo le guide applicate a pavimento e a soffitto, installati i montanti verticali. Vediamo anche che i montanti verticali hanno dei fori all'interno, hanno dei fori all'interno in cui si vanno a passare quelli che sono i corrugati o i vari impianti. In fondo, poi magari se c'è tempo posso farvi vedere qualche altra foto, si vedono anche gli impianti idraulici già applicati prima della chiusura. E nella foto sulla destra vediamo quella che è la parete che vi ho fatto vedere prima e che ho riportato in alto, cioè una parete finita a doppia, diciamo a singola struttura metallica e doppia lastra per lato, di cui le lastre a pista sono per l'appunto le lastre a vito forte. Ripeto, ho preso questo cantiere come parete interna, insomma diciamo che oggi le applicazioni sono veramente, i cantieri sono ormai nell'ordine di centinaia, quindi se ne potrebbero vedere altri. Entriamo poi nel mondo delle pareti esterne. Quindi, così come abbiamo visto per le pareti interne, con sistemi a secco possiamo realizzare anche pareti esterne,
Quindi vediamo un possibile esempio di parete esterna, che è quella che abbiamo, diciamo, testato assieme ad altra parete base, possiamo dire, testata nei laboratori, in particolare all'ITC, dove è stato ottenuto un certificato di idoneità tecnica. Tra l'altro ricordo che tutte le soluzioni che, insomma, vi ho fatto vedere, anche questa, sono anche disponibili in formato BIM sul sito dedicato Saint-Gobain. Ma vediamo la nostra parete, come è realizzata. Partiamo dall'esterno, quindi dalla vostra destra verso sinistra. La parete è, diciamo, se vediamo una lastra per esterni denominata Glassrock X, è una lastra in gesso e additivi specifici che la rendono resistente all'acqua, quindi è un prodotto che può stare all'aperto, immerso in acqua. Questa lastra può essere poi rifinita, come vediamo qui in figura, con una rasatura armata e poi una finitura a spessore o una semplice pitturazione. Andando verso l'interno incontriamo la prima struttura metallica, una struttura metallica da 10 cm di larghezza, acciaio in zinco magnesio da 8 decimi di spessore, quindi lo spessore è maggiore rispetto alle strutture da cartongesso, diciamo, interne che abbiamo visto precedentemente, che sono invece da 6 decimi di spessore. Nell'intercapelli è presente un materiale sino isolante da 95 mm in lana di vetro. Poi una lastra centrale di tipo abito forte, poi di nuovo una struttura metallica da 75 e infine all'interno altre due lastre di cartongesso, di cui una con barriera al vapore proprio per bloccare l'afflusso di vapore e una lastra abito forte a vista. Quindi questa è la descrizione della parete, vediamola anche in sezione, vediamo una sezione verticale. E vediamo anche in particolare, questo è interessante perché ci consente anche di capire come riuscire a correggere il ponte termico con questo tipo di soluzione. Quindi se facciamo riferimento alla nostra stratigrafia, adesso la vediamo per bene, quindi partendo da sinistra, qua vediamo la lastra per esterni, la struttura metallica esterna da 10 cm, la lastra centrale, un'altra struttura metallica da 75 e due lastre verso l'interno. Vediamo che per correggere il ponte termico la struttura esterna viene posta, può essere spostata fuori dal piano del fabbricato dello spessore necessario per correggere il ponte termico. Naturalmente la correzione del ponte termico è diciamo, un calcolo che deve essere eseguito dal termotecnico, quindi per noi è un dato diciamo, di progetto. Tenete presente che questa struttura metallica esterna, in base all'entità del ponte termico, può essere diciamo, anche aumentata. Quindi invece di una struttura da 10 cm potremmo utilizzare una struttura da 15 cm per aumentare lo spessore di isolante da applicare sul ponte termico, fino a una situazione estrema che è quella di mettere la struttura esterna totalmente fuori dal piano del fabbricato, che dopo vedremo anche un'applicazione specifica da questo punto di vista. Per quanto riguarda una sezione orizzontale, in cui si ripete la stratigrafia, insomma non la ripeto, ma vediamo come viene diciamo, agganciata vicino a un pilastro. In alto vediamo la soluzione che fa riferimento alla parete così come l'abbiamo vista, cioè compatta, ma nella maggior parte dei casi, per non appunto vedere questa risiega del pilastro e per includerlo, quindi per avere una superficie continua, è sufficiente quindi spostare la controparete interna fino a raggiungere il pilastro e a chiuderlo in questo modo. E questa, diciamo, quella che vediamo in basso, poi di fatto è la soluzione che viene utilizzata nel 99% dei casi, quindi ammettendo un intercapedine maggiore. Per quanto riguarda le prestazioni, segnalo, stato testate in laboratorio, abbiamo testato la permeabilità all'aria, abbiamo testato la permeabilità all'acqua a una pressione di 1500 Pascal, è stata valutata la resistenza al vento, quindi anche questo ha un comportamento positivo, nei confronti del carico da vento. Per quanto riguarda l'isolamento acustico, anche qui il valore è molto elevato, ci avviciniamo sempre ai 70 decibel, ma cosa che succede abbastanza facilmente utilizzando pareti a doppia orditura, una resistenza al fuoco di 120 minuti. Vediamo anche che la trasmittanza di questa parete, che attenzione, possiamo definirla la parete base, quindi può essere solo migliorata sostanzialmente, partiamo da una trasmittanza di circa 0,20, quindi più bassa di 0,20, 194. Poi, grazie all'utilizzo delle lastre abito forte, abbiamo anche
le solite caratteristiche, insomma, di elevata resistenza ai carichi e resistenza agli urti. E infine, anche per la parete esterna, abbiamo una classificazione all'effrazione, appunto in classe 2 o in classe 3 se aumentiamo il numero delle lastre a vito forte. Quindi, se vogliamo una parete ancora più sicura all'effrazione, possiamo ottenerla andando ad aggiungere lastre ad elevata densità. Ritorniamo però alle applicazioni, ai cantieri. Ritorniamo su quello precedente. Prima abbiamo visto delle pareti divisorie interne, adesso vediamo alcuni aspetti della parete di tamponamento. Quindi quello che vediamo, ecco, in basso a sinistra vediamo una foto relativa proprio all'applicazione in corso d'opera delle lastre per esterno. Queste sono lastre in cemento e non sono lastre in gesso come quelle precedenti, sono sempre delle lastre che si utilizzano per esterno. E vediamo una parte delle lastre si riconoscono, ecco qui vediamo i giunti tra le lastre, sono lastre sempre da 1,20 m di larghezza, e qui sono le lastre in cemento senza rasatura, mentre qui vediamo già parzialmente finite attraverso con la rasatura cementizia. In alto vediamo questa parte, vediamo anche un parapetto del balcone che riporta anche questo, è stato realizzato con diciamo queste lastre in cemento, quindi anche il parapetto è un elemento a secco, è un elemento leggero, e qui vediamo anche già applicato l'infisso. Mentre sulla destra vediamo alcune fasi intermedie in cui vediamo il montante esterno, ecco, applicato in corrispondenza appunto di una portafinestra con accesso sul terrazzo, e in basso a destra vediamo anche un altro particolare che è quello dell'irrobustimento del montante su cui si va ad innestare poi l'infisso, cosa che è sempre necessario fare per appunto dare una maggiore resistenza meccanica in corrispondenza delle finestre o delle portafinestre. Un altro cantiere, questo invece realizzato con la lastra in gesso invece che con la lastra in cemento, qui siamo in Calabria, a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. La particolarità di questo cantiere, come vi dicevo precedentemente, è che la struttura metallica della parete esterna è stata posta completamente in aggetto rispetto al solaio e quindi funge anche, insomma, automaticamente da correzione del ponte termico e consente anche una maggiore velocità di esecuzione e di posa in opera, non dovendo quindi predisporre un isolante a parte per la correzione del ponte termico. Uscendo dall'ambito residenziale, vediamo qui una scuola. Siamo a Giano dell'Umbria, proprio in una zona del cratere sismico degli ultimi terremoti che ci sono stati in Italia. La scuola che è stata terminata nel settembre, giugno-settembre 2019. E anche questo fabbricato, interessante, realizzato totalmente a secco. Quindi la struttura portante è in acciaio, e sia il tamponamento esterno che le pareti interne e i controsoffitti naturalmente sono tutti elementi a secco. Per quanto riguarda la parete esterna, vediamo in basso a destra, in questa foto, vediamo questa è la stratigrafia che è stata utilizzata. Partendo dall'astro, c'è cioè una lastra in cemento, una struttura metallica da 75 mm. Qui vediamo in mezzo invece il tubolare che è la struttura portante delle finestre a nastro, e poi all'interno abbiamo una struttura da 15 cm con due lastre di gesso rivestito. Quindi vedete, questa è un'applicazione ancora diversa da quella che vi ho fatto vedere precedentemente, quindi pongo proprio l'attenzione sulla grande libertà di progettazione che per appunto il progettista. E finisco nelle applicazioni per esterno su un'altra tipologia di applicazione. Vediamo qui la concattedrale di Lamezia Terme, diciamo, realizzata sul progetto di Paolo Portoghesi, inaugurata l'anno scorso nel 2019, nel mese di giugno. Anche qui vediamo che la struttura è stata realizzata, una struttura leggera nel complesso, quindi una struttura comunque già progettata, diciamo, antisismica, anche perché siamo in una zona ad elevato rischio sismico, ha un'altezza di 20 metri e una pianta di 20 per 50 metri. E tutto l'involucro è stato realizzato appunto con sistema a secco, con una lastra in cemento esterna e con una lastra in gesso rivestito internamente con un doppio strato di isolante, comunque ripetendo lo schema che abbiamo visto sostanzialmente fino adesso. Quindi ho cercato di prendere degli esempi che vanno dal residenziale all'edilizia scolastica, e abbiamo visto anche qui in questo
questo altro tipo di, anche per una chiusa. Quindi ormai l'utilizzo dei sistemi a secco possiamo dire che è, diciamo, applicabile ed è applicato in tutti i settori dell'edilizia. Poi velocemente, vediamo, abbiamo finito con le pareti, entriamo nel mondo delle contropareti. Non c'ho molto da dire in più, nel senso che la controparete è un sistema che viene utilizzato per migliorare le caratteristiche prestazionali di un muro esistente. Ecco. E in particolare, magari ne approfitto più che altro per fare di nuovo un saltino sull'acustica e per ricordarci che quando valutiamo l'isolamento acustico dei sistemi leggeri, dobbiamo rilevare che, ad esempio, un mattone, una muratura di mattoni forati da 8 in tonacata ha un isolamento acustico di 39 dB. Se vi ricordate precedentemente la parete base che vi ho fatto vedere utilizzata come divisorio standard negli appartamenti, abbiamo 59 dB, cioè sono la bellezza di 20 decibel in più a parità praticamente di spessore. Se invece vogliamo correggere questo muro con una controparete, vediamo che facilmente con una controparete abbiamo un risultato che da 39 dB ci porta a 62 decibel. Vediamo poi i controsoffitti. Anche qui vado abbastanza velocemente, però vediamo le tipologie principali. I controsoffitti si possono distinguere in controsoffitti continui e controsoffitti modulari. I controsoffitti continui possono essere cosiddetti in aderenza, a singola orditura o a doppia orditura. Per superfici molto elevate dobbiamo sempre utilizzare controsoffitti a doppia orditura. Vediamo appunto nelle foto. Sulla sinistra un controsoffitto in aderenza, quindi le strutture vengono bloccate con dei cavallotti al solaio, si può inserire del materiale isolante e poi si finisce con una lastra di cartongesso. Nella foto centrale in alto vediamo quella che è una monorditura applicata su una lastra forata, perché oltre alle lastre continue esistono anche delle lastre di gesso rivestito forate, che sono delle lastre cosiddette fonoassorbenti, cioè la cui finalità è quella di migliorare e di aiutare a migliorare diciamo, la correzione acustica degli ambienti, quindi da una semplice sala di riunioni a un call center, a un'ala scolastica fino a un auditorium. Poi ci sono i controsoffitti modulari, qui riconoscete in maniera molto semplice quello che è lo schema base di un controsoffitto modulare o ispezionabile 60x60, quindi realizzato con quadrotti 60x60. Possiamo avere diverse tipologie di pendinature, vediamo questa qui da 24 o da 15 mm con bordi nascosti o seminascosti. Di controsoffitti anche ne esistono di tanta, diciamo, di diverse tipologie, faccio vedere qui delle gamme che sono in lana di roccia, perché sono dei controsoffitti molto leggeri, visto che parliamo di antisismica, tra l'altro hanno un'altra particolarità, hanno una reazione a fuoco pari ad A1, quindi sono sicuri anche per quanto riguarda l'aspetto antincendio, e ci sono delle applicazioni anche particolari, perché sono dei controsoffitti che hanno un alfa V, diciamo, un coefficiente di assorbimento acustico pari a 1, e quindi sono dei prodotti molto assorbenti, ad esempio nelle palestre, un classico esempio dove l'impiego di questi controsoffitti consente da un lato di correggere l'acustica della palestra e dall'altro anche di avere un sistema che resiste alle pallonate. E poi ci sta tutta una serie di gamma di controsoffitti della divisione Ecofon che tratta insomma di controsoffitti molto particolari, ma poi insomma questa è tutta un'altra diciamo storia. Entriamo poi nella fase finale in cui vi racconto un po' qual è adesso il comportamento di questi sistemi al sisma, perché adesso abbiamo fatto una descrizione per capire come possono essere, diciamo, come sono composti e come possono essere progettati, quando utilizzarli. Cerchiamo ora di capire perché si comportano bene nei confronti del sisma. Si comportano bene per due motivi fondamentali: perché hanno una capacità deformativa molto elevata e perché hanno un peso molto basso. Cosa succede? Quando c'è un'azione sismica, c'è un terremoto, questo terremoto genera delle deformazioni sulla struttura. Ora, queste deformazioni vengono dissipate proprio attraverso questi due elementi, diciamo, queste due caratteristiche, appunto la capacità deformativa e il peso ridotto. Perché sono importanti? Il peso ridotto è importante perché a un basso peso corrisponde una bassa inerzia. Quindi, quando applico la forza del sisma a diciamo, un sistema molto leggero, ovviamente la forza, cioè diciamo, la risultante risulta essere molto più
molto più bassa, quindi le sollecitazioni sulla struttura portante sono molto più basse. E vediamo anche qua in confronto con diciamo, una muratura di mattoni in termini di peso. Quindi rispetto alle murature tradizionali abbiamo circa un terzo del peso in meno rispetto ai sistemi leggeri. E ciò è una cosa buona sia in fase di una, diciamo, di progettazione, di una nuova costruzione, ma anche se parlo di ristrutturazioni, perché se voglio riqualificare comunque parzialmente o integralmente un fabbricato esistente, di sicuro adottando questi sistemi vado a caricare molto poco le strutture portanti esistenti. E visto che abbiamo un patrimonio edilizio, come abbiamo visto, molto vetusto, sicuramente applicare questi sistemi anche nella ristrutturazione è un'ottima cosa. Il secondo aspetto da tenere in conto è quello dell'elevata elasticità dei sistemi a secco, perché in realtà non c'è nessuna magia, nessun presidio particolare. Grazie alla presenza dell'acciaio che costituisce lo scheletro di queste pareti, come sappiamo, l'acciaio ha una grande elasticità, a differenza della, diciamo, chiamiamo così, del complesso muratura malta. Noi sappiamo che tutta la malta non resiste a trazione, quindi quando c'è lo scuotimento, la deformazione del solaio, si creano sostanzialmente, diciamo, sì, i mattoni si staccano l'uno con l'altro e vediamo quelli che sono i classici effetti anche nelle figure, dove in basso vediamo poi se oltre a queste lesioni si ha anche un'oscillazione molto forte, la parete può essere espulsa fuori dal piano e quindi si hanno quindi dei crolli molto pericolosi. Sostanzialmente ciò non avviene mai con i sistemi a secco. Questo non è soltanto frutto di un'intuizione, come ho appena detto, ma è stata poi, voglio dire, anche confermata da prove di laboratorio e difatti abbiamo eseguito una campagna sperimentale al Politecnico di Milano, dove abbiamo dato sostanzialmente quindi una rappresentazione grafica e scientifica a ciò che già si poteva intuire molto, molto facilmente. Quindi, come è stata strutturata questa campagna sperimentale? È stata, diciamo, strutturata facendo prima delle prove sui singoli elementi delle pareti, quindi sulle lastre di gesso rivestito, sulle lastre per esterno, sui profili in acciaio. Sono state eseguite delle prove di compressione, taglio e flessione. Poi sono state fatte delle prove sui sistemi parete, sia a flessione che a taglio, e poi è stata fatta una modellazione numerica a conforto di tutti questi dati. Le tipologie prese in considerazione sono quelle che abbiamo visto precedentemente, in sostanza, cioè pareti monorditura, pareti a doppia orditura e pareti esterne. Quindi le tre tipologie, per cui non mi soffermo su quelle, ma sono quelle che abbiamo visto e che vi ho descritto, precedentemente. La prova a flessione, che cosa fa? Mi dà un'idea, di, come reagisce la parete alla forza sismica applicata nel piano, diciamo, perpendicolarmente al piano della parete. Quindi è stato utilizzato un martinetto idraulico con una barra ripartitrice e viene applicato, è stato applicato un carico. Sono state testate naturalmente e la prova è stata portata, diciamo, è stato aumentato il carico fino a raggiungere l'imbozzamento diciamo, del montante, intendendo questo come collasso, cioè l'imbozzamento del montante. Sono state eseguite numerose prove, quindi su pareti a diciamo a singola orditura, a doppia orditura, con lastre normali e con lastre ad alta densità. Questi grafici non c'entro in merito, non voglio appesantire diciamo, questa presentazione, ma ci danno dei messaggi chiari alla fine. Innanzitutto è che sono state eseguite delle prove cicliche, cioè delle prove continue di carico e scarico. Il grafico rosso fa riferimento a pareti con doppia lastra per lato, il grafico blu con pareti a singola lastra per lato. Cioè questo per dire che cosa? Diciamo che il risultato che ci aspettavamo che le pareti con doppia lastra di cartongesso per lato resistono di più di quelle a singolo strato. E l'altro aspetto fondamentale è che per piccole deformazioni, sulle ascisse ci sono sostanzialmente le deformazioni imposte, per piccole deformazioni che sono quelle reali che si hanno poi in una situazione reale di sisma, fondamentalmente la parete rimane in un campo, vedete qua nella prima parte, rimane in un campo lineare, cioè rimane in campo elastico, cioè tutte le deformazioni vengono di fatto riassorbite per piccoli spostamenti. Poi è chiaro che qua sono stati realizzati spostamenti fino a 7 centimetri. Va ben capite che sono diciamo, valori utilizzati solo per la prova per capire il meccanismo di rottura.
L'altra prova interessante è quella a taglio, che invece ci dà un'idea del comportamento della parete, e questa volta con una forza che è parallela al piano della parete. E quindi è stato eseguito un campione bloccato, vincolato rigidamente su un lato, e invece è stato realizzato un vincolo scorrevole nella parte alta ed è stata imposta quindi una determinata forza, un determinato spostamento per capire come si comportasse la parete anche in questa dimensione. Ebbene, anche qui, senza entrare nel merito, ma quello che si nota è che per piccoli spostamenti, cioè quelli dell'ordine dei fabbricati ad uso civile, la parete sostanzialmente rimane in campo elastico. La modellazione numerica è stata eseguita su un edificio in cemento armato in pianta regolare, ipotizzando diverse zone sismiche, quindi Messina, Napoli, Modena e Milano, e i risultati sono, insomma, li ho già anticipati. Quello che è risultato dalla modellazione numerica è che si ha un'assenza di collasso fragile e di espulsione degli elementi dal proprio piano, che è quello poi che ci chiede sostanzialmente la normativa. Per quanto riguarda i controsoffitti, facciamo una piccola considerazione. Il problema dei controsoffitti nei confronti del sisma è dovuto al fatto principalmente che queste strutture metalliche durante l'oscillazione dovuta dal sisma diciamo vanno a sbattere contro le pareti laterali dando vita a quello che è il fenomeno del martellamento. Questo fenomeno genera sostanzialmente delle compressioni e quindi i montanti si instabilizzano e quindi diciamo che i pannelli sostanzialmente vengono giù. Quindi che cosa si può fare per evitare che ci sia questo martellamento, questo fenomeno? Si utilizzano due criteri. Uno è quello di utilizzare delle controventature che vanno a contrastare l'azione orizzontale e utilizzare quindi dei vincoli rigidi verticali che vanno invece a contrastare quella che è l'azione verticale del sisma. Noi abbiamo pensato a un sistema che si chiama G-Seismic Top, e che è per l'appunto un sistema di controventatura realizzato appunto da un asse centrale, da un puntone centrale con una barra filettata Fisei e da un tubolare. Vi sono poi quattro controventi diagonali da 4 mm posti a 45 gradi e un elemento centrale che va ad agganciarsi alle strutture, della struttura metallica del controsoffitto, sia esso continuo, sia esso ispezionabile come quello che vediamo. Un aspetto anche importante è quello dei vincoli perimetrali, perché se ipotizziamo una stanza naturalmente regolare, quindi in forma quadrata o rettangolare, è importante che due lati del controsoffitto vengano bloccati alla parete e altri due lati vengano lasciati liberi proprio per evitare il fenomeno del martellamento. Si utilizzano questi accessori di bloccaggio che, come vedete, hanno una linguetta. Quindi nelle zone dove non viene lasciato libero di scorrere, la linguetta viene lasciata in alto e lasciando uno spessore di circa 1 cm di solito è sufficiente per contenere il fenomeno del martellamento. Negli altri due lati della stanza invece si abbassa la linguetta e si va a bloccare in questo modo il controsoffitto. Discorso analogo anche per i controsoffitti continui, quindi non mi dilungo su questo, ma le tecniche, insomma, di applicazione sono simili. Cambia la struttura metallica, ma il sistema è uno, si aggancia anche ai profili AC2748, come vediamo in queste immagini. Quindi questa è proprio l'immagine del kit che può essere agganciato sia ai profili 2748 e sia alle strutture T24 dei controsoffitti ispezionabili. Per quanto riguarda la progettazione, per fare una progettazione precisa è necessario avere dei dati di ingresso di questi kit, cioè la zona sismica, quota del controsoffitto, altezza dell'edificio, plenum, destinazione d'uso e classe d'uso, che servono per poter determinare il numero di kit, l'incidenza dei kit in una determinata area. Nella tabella a fianco vediamo invece quello che è un dimensionamento rapido, veloce, in cui in funzione del peso del controsoffitto, in funzione della zona sismica, si deduce quanti kit dobbiamo mettere in base ai metri quadri dell'ambiente. Quindi se ho un controsoffitto leggero in lana di roccia come quelli precedenti o una zona 2, ho
necessità di mettere un kit ogni 8 metri quadri. Questo così per avere un'idea molto veloce del dimensionamento del controsoffitto. Ci avviciniamo alla conclusione, cenni normativi, ma sono veramente cenni, per dire che cosa? Che per quanto riguarda le strutture leggere che abbiamo visto, cioè le pareti e i controsoffitti, dobbiamo far riferimento principalmente all'NTC 2018, cioè alle nuove norme tecniche per le costruzioni. Poi possiamo dare, diciamo, per alcune soluzioni di riduzione della vulnerabilità, vediamo il documento che è stato redatto nel 2010 dalla Protezione Civile in seguito al terremoto dell'Aquila, e poi c'è l'Eurocodice 8. Però diciamo che il documento principale risulta essere sicuramente l'NTC 2018. E in particolare, per quello che attiene a quello che vi ho detto, dobbiamo fare riferimento al punto 723, cioè a quelle che sono le metodologie di calcolo degli elementi costruttivi non strutturali. Perché attenzione, il punto è questo, cioè sia le pareti divisorie che i controsoffitti devono essere progettati come previsto dall'NTC e considerati come elementi costruttivi non strutturali. Quindi sia le pareti sia i controsoffitti sottoposti alla forza F con A, che fondamentalmente dipende dal peso W con A, nonché dall'accelerazione, devono diciamo, garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone. Quindi si prendono questi elementi, si fanno delle verifiche, applicando questa forza al baricentro, al centro di massa dell'elemento. Le stesse NTC, nella tabella 7.3.3, ci dice quali sono le verifiche che dobbiamo effettuare proprio per gli elementi non strutturali. In realtà questa tabella ci dice anche le verifiche che dobbiamo fare anche per gli elementi strutturali indicati con ST e per gli impianti IM. NS è, diciamo, il simbolo adottato per gli elementi appunto non strutturali, nel nostro caso controsoffitti e pareti, quindi devono essere eseguite le verifiche di stabilità sia allo stato limite, di stabilità, solo allo stato limite di salvaguardia della vita per le classi d'uso 2, 3 e 4. Cosa significa verifica di stabilità? Sostanzialmente valutare come si comporta l'elemento non strutturale sottoposto alla forza F con A definita precedentemente. Un esempio classico di calcolo, diciamo di applicazione, ecco, di calcolo nel quotidiano è proprio la realizzazione di pareti a grande altezza in ambito, sempre soprattutto in ambito industriale. Quindi è frequente la realizzazione di queste pareti, soprattutto di compartimentazioni, quindi sono anche antincendio, vediamo qua queste lastre rosa, sono anche delle compartimentazioni antincendio molto alte, che possono avere altezze che vanno dai 6 fino ai 13, 14, 15 metri. Quindi in questo caso, per dimensionare queste pareti, è necessario eseguire proprio un calcolo secondo l'NTC, calcolo che tiene conto, oltre all'azione del vento, alla spinta della folla, proprio anche dell'azione sismica. E in base alla zona sismica in cui mi trovo e agli altri parametri, naturalmente la struttura metallica sarà, diciamo, più o meno robusta per poter, appunto, verificare la tenuta della parete d'azione. L'ultimo aspetto, e così concludo proprio nei tempi previsti, è quello del controsoffitto antisfondellamento, cioè di un altro fenomeno che si può verificare in caso di sisma, ma anche non in caso di sisma, quindi anche in presenza di vibrazioni magari eccessive, però oggi parliamo di, diciamo, di antisismica, quindi quando c'è un evento sismico può essere che solai ammalorati, come abbiamo visto nel nostro territorio, ce ne possono essere tanti, sia la caduta delle pignatte. Come possiamo contenere questo fenomeno? Utilizzando, diciamo, un semplice controsoffitto, quindi un controsoffitto molto semplice con doppia orditura come quello che vi ho fatto vedere precedentemente e diciamo finito con una lastra antincendio da 15 mm. Perché una lastra antincendio e non una lastra magari standard? Perché alcune volte, o anzi spesso, può capitare che questa soluzione di antisfondellamento debba anche verificare prestazioni di resistenza al fuoco. E quindi con una, diciamo, una lastra normale da 15 mm antincendio è possibile sia avere un controsoffitto antisfondellamento che avere una resistenza al fuoco da 120 minuti.
Anche qui c'è una prova di laboratorio, vediamo qui il set di prova su cui è stato montato il controsoffitto, qui lo vediamo dall'alto e in questa figura vediamo diciamo la connessione della doppia struttura con i cavalieri e le barre filettate. Sono state utilizzate come carichi proprio delle pignatte, che sono state poi quindi delle pignatte con dei magneti attaccate, cioè con del ferro attaccate a una piastra magnetica, e sono state fatte poi cadere quindi sul controsoffitto. In sostanza, non mi dilungo molto su questo aspetto, ma sappiate che è stato fatto cadere diciamo, sulla porzione del controsoffitto un peso pari a circa 120 kg di pignatte da altezze comprese tra i 25 e i 35 centimetri. E di fatto il controsoffitto è rimasto fondamentalmente, quindi non si sono verificate fessurazioni, non vi è stata spaccatura dell'elastico, quindi diciamo che il carico di 120 kg è stato tenuto agevolmente dal controsoffitto. Allora, mai come questa volta sono stato diciamo preciso nel finire, quindi non so se Roberto mi ascolta. Eccoci. Eccoci qui, sono stato precisissimo, credo, avrò sforato di un minuto, magari ho accelerato Sì. forse nella parte finale e ne chiedo scusa, insomma, se ho parlato forse un pochettino veloce, però insomma se c'è qualche domanda la vedremo dopo. Chiaro, Quindi la detto questo, svilupperemo esatto, nel dibattito fra mezz'ora. Adesso io direi, già vedo l'ingegnere Roberto Palamà, quindi a questo punto, Roberto, io faccio che passarti la linea come relatore. E quindi se condividi lo schermo, perfetto, vediamo già lo schermo, la struttura, se metti modalità presentazione. Sì. Perfetto, ottimo. Allora, buona continuazione. Ricordo quindi l'ingegnere Roberto Palamà parlerà per la prossima mezz'ora. Noi ci vediamo direttamente alle 3:30. A dopo. Perfetto, allora, intanto buon pomeriggio di nuovo anche da parte mia. Dunque, il mio intervento è a margine dell'argomento principale che è trattato dal collega Pasquale Molinari, più che altro perché ha lo scopo di allargare la panoramica delle soluzioni che Saint-Gobain propone, in questo settore, nell'antisismica, o meglio nella sismoresistenza, dell'incremento della sismoresistenza degli edifici, quindi allargare la panoramica sulle soluzioni che Saint-Gobain propone. Pasquale Molinari, il collega, è stato molto chiaro nel descrivere, sotto questo punto di vista, le performance di una struttura leggera, che è naturalmente antisismica, perché di basso peso e naturalmente duttile. Quindi, di fatto, la soluzione migliore per quanto riguarda gli interventi da pensare sul nuovo, oppure su un edificio che deve essere totalmente o parzialmente demolito per poi sostituire gli elementi portanti o no con le strutture leggere a secco. È chiaro che naturalmente il nostro panorama edilizio consta anche di quegli edifici esistenti che devono essere consolidati. Bisogna aumentare la sismoresistenza di quegli edifici senza la necessità di demolire e rifare. E quindi a questo proposito la mia parte un po' più contenuta rispetto a quella di Pasquale serve soltanto come panoramica di tutte quelle soluzioni, quegli interventi che Saint-Gobain è in grado di proporre. Quindi soluzioni sul nuovo, la struttura leggero, soluzioni sul tradizionale, interventi tradizionali per quanto riguarda gli edifici esistenti. I numeri che ci ha mostrato all'inizio Pasquale Molinari sono di carattere generale, qui ho estrapolato quei numeri specifici per gli edifici esistenti. Fra tutti possiamo vedere l'84%, vediamo se riesco, ecco, l'84% degli edifici è destinato ad un uso residenziale e di questo 88%, ben più della metà è costituito da edifici in muratura portante. E come diceva Pasquale Molinari, il 75% di questi edifici è stato costruito prima degli anni 80, cioè il periodo in cui diciamo, le indicazioni da normativa antisismica cominciavano ad avere un certo peso nella parte progettuale.
Questo che cosa vuol dire? Cominciavano ad essere delle indicazioni ben precise e da rispettare. Questo che cosa vuol dire? Che prima di quegli anni 80, non che non si conoscessero le regole del buon costruire, perché fondamentalmente noi abbiamo imparato dagli antichi romani, però il buon costruire era figlio della disponibilità economica che c'era nel realizzare quegli edifici e quindi la qualità dei materiali utilizzati dipendeva da questo aspetto. Tanto per citare il primo che mi viene in mente, le pietre squadrate erano delle pietre realizzate direttamente in cava e avevano un certo peso, le pietre arrotondate, acciottolate che si trovavano vicino ai fiumi ovviamente erano più economiche e questo ovviamente ha influito sulla capacità sismoresistenza, sulla capacità statica degli edifici in muratura. Tant'è che tutta la letteratura tecnica che noi conosciamo nel capitolo, nel paragrafo destinato ai meccanismi di collasso, sono proprio ricche di questi episodi dovuti a questi edifici, passatemi il termine, mal costruiti. Quelli che vi mostro in questa slide sostanzialmente sono i meccanismi di collasso, quelli più riconosciuti, i principali, da cui derivano anche gli altri, il ribaltamento semplice e composto, per esempio. Ecco, questi sono i principali meccanismi di collasso. Abbiamo il primo che è la disgregazione muraria, per l'appunto quando il mattone non è ben squadrato e quindi non permette una sua staticità adeguata e quindi ad una semplice scossa immediatamente si disgrega la muratura, oppure a delle realizzazioni di muri a martello che non sono ben ancorate sull'altro muro, fino a una regola generale che è quella del comportamento scatolare dell'edificio, cioè l'ammorzamento di tutti i muri con il solaio. Ecco, ritornando al tema della giornata, tutti questi meccanismi possono essere risolti o anche prevenuti dall'utilizzo di prodotti, sistemi adeguati a questo scopo. Ed è questa la panoramica che vi vorrei fare, in quanto Sangoven, con attività Weber, è in grado di proporre, sul mercato per poter affrontare questo tema. Ecco, in questa slide voi vedete in quell'elenco puntato, i principali interventi, previsti anche dalla normativa, i principali interventi su cui, si fonda il nostro modo di intervenire e di aumentare la sismoresistenza di un edificio in muratura. Sono tutte tecniche e interventi previsti dalla normativa e che, grazie alla normativa, ci permette anche di quantificarne l'efficacia attraverso delle tabelle. Voi vedete, ad esempio, in orizzontale una diversa tipologia di muratura e in funzione dell'intervento eseguito nella parte in colonna, voi trovate un coefficiente amplificativo. Quindi, in funzione dell'intervento che noi facciamo, sappiamo quanto quell'intervento è stato benefico nei confronti di quella muratura, di quanto ha aumentato le resistenze meccaniche di quella muratura. Naturalmente, la normativa ci dà anche la possibilità di combinare questi interventi per migliorare sempre di più le prestazioni meccaniche. Anzi, in questa tabella, presente nell'NTC 2018, è stata anche inserita l'ultima colonna che ci dice l'effettivo vantaggio, l'effettivo miglioramento ottenuto dalla muratura combinando tutti questi interventi. È chiaro che il coefficiente amplificativo non può crescere in funzione dei tanti interventi che possiamo fare, ma vengono limitati. E quindi quella colonna ci dà la possibilità di utilizzare più interventi e di capire al massimo quanto riusciamo a migliorare quella muratura. Ora, in questa parte io vorrei fare questa veloce carrellata su tutte le soluzioni, sistemi e prodotti che l'azienda è in grado di proporvi, non solo in termini di prodotto semplice, ma anche in termini di servizio e assistenza che noi possiamo fare insieme a voi in cantiere. Quindi cominciamo da quella che è un intervento tradizionale, il cuci-scuci, che spesso i nostri colleghi tecnici applicatori e l'area tecnica dell'azienda, quando vanno in cantiere a lavorare con la direzione lavori, mi riportano
venga considerato come un intervento più che altro di fini estetici, e cioè sostituire quel mattone rotto con una malta, con un mattone nuovo e applicato con una malta il più delle volte anche realizzata in cantiere, quindi non una malta adeguata. Due sono le cose fondamentali per questo tipo di intervento. Il primo è puntellare il solaio, perché bisogna scaricarlo. Una volta sostituita la parte ammalorata con i nuovi mattoni, allora si ricarica la muratura con il solaio in modo tale che le curve di pressione possano coinvolgere anche la parte che è stata ripristinata. Altrimenti le curve di pressione gli vanno intorno ed è come non aver realizzato niente. Questo è un aspetto tecnico che non sempre viene preso in considerazione. L'altro elemento è la scelta della malta. La malta che da normativa deve essere una malta strutturale, cioè rispondente alla normativa di settore, in particolare la 998 parte 1 e parte 2. Lì in basso troverete sempre il nome commerciale del prodotto che noi proponiamo e che potete trovare sulla nostra documentazione tecnica e sul nostro sito. Non entrerò nel dettaglio dell'aspetto commerciale perché, vi ripeto, l'obiettivo è quello di fare una panoramica su quello che siamo in grado di proporvi in questo settore. E anche perché tra un mese avremo modo di approfondire tutte queste tematiche attraverso un altro corso in cui entreremo più nel dettaglio di queste tecniche. E quindi vado avanti mostrandovi il secondo intervento, anche questo tradizionale, la ristilatura del giunto. Quello che vedete è una muratura che in realtà è una muratura lungomare, una muratura che è di contenimento, ecco, di confinamento meglio. Questa muratura è larga 1,5 m, ma all'atto pratico, quando siamo andati a fare i sopralluoghi, abbiamo visto che la parte staticamente attiva era il nucleo centrale di all'incirca 80 centimetri, cioè le murature esterne, le pietre esterne non erano ancorate al nucleo centrale, quindi praticamente è come se non esistesse. Questo è un danno limitato per questo tipo di situazione, perché, dicevo, è un muro perimetrale. Ma immaginate una situazione analoga su una muratura invece perimetrale di un edificio in muratura, che è solitamente di 50 centimetri. Nel momento in cui il mattone dal lato interno al lato esterno non è ben ancorato con la parte centrale con il nucleo della muratura, è chiaro che quel solaio graverà su una muratura che di fatto da 50 centimetri di fatto è larga 20-25 centimetri, un disastro annunciato. Quindi la ristilatura profonda, la ristilatura del giunto, che sulla tabella che vi ho fatto vedere prima arriva ad incrementare le performance meccaniche, le prestazioni meccaniche anche di un 40%, è un'operazione molto importante, anche in questo caso da eseguire con malte appropriate, studiate appositamente per questo scopo. Questo intervento può essere migliorato, come previsto dalla normativa, utilizzando degli inserti in acciaio, in modo tale da migliorare la trazione che si può sviluppare sulla tessitura muraria ed evitare o rallentare la possibile dislocazione dei mattoni. Questo è un intervento tipico, classico, fatto con elementi in acciaio inox, in modo tale da non corrodersi nel tempo e macchiare le fughe, fatto con un acciaio, un prodotto che noi proponiamo, che ha un'aderenza migliorata proprio per accentuare e migliorare quel fenomeno di trazione, la resistenza alla trazione di quella muratura. È un intervento che viene utilizzato anche lì dove ci sono delle crepe, perché magari c'è una forza di taglio tipica di un cedimento fondale che provoca per l'appunto delle crepe in verticale, oppure delle crepe dovute ad una scossa sismica. Ecco, questo è un intervento che abbiamo eseguito a Casa Micciola qualche anno fa. Vedete, ci sono delle crepe, classiche crepe da taglio in diagonale, e una volta rimosso l'intonaco si vede come quel paramento murario in realtà non può lavorare di corpo monolitico, di corpo unico, perché i mattoni si sono dislocati e quindi quell'elemento murario è fatto da blocchi separati tra di loro. Il progettista e la direzione lavori ha voluto inserire, ripristinare la tessitura muraria eseguendo una ristilatura che in questo caso è armata perché all'interno di questa fuga compare uno dei prodotti che noi suggeriamo
un connettore in acciaio che noi suggeriamo per questo tipo di intervento. È chiaro che una volta effettuato il rinforzo della muratura, quella muratura aveva necessità poi di ulteriori interventi di consolidamento, e infatti poi sono stati eseguiti dei placcaggi armati. Un altro intervento molto frequente e ormai storico nella nostra operatività quotidiana è quella delle iniezioni con le miscele leganti. Ora, anche questo è un intervento ormai consolidato nel tempo, ma è fondamentale l'utilizzo di una malta appropriata per questo scopo, perché l'intervento è vanificato completamente nel momento in cui la malta non ha quella consistenza tale da permettergli di riempire tutti i vuoti all'interno della muratura. Riempire tutti i vuoti e dare una monoliticità a quella muratura. Senza questa possibilità di riempire i vuoti è un intervento vano. Naturalmente c'è un altro parametro importante, la capacità della malta di aderire ai mattoni. Ecco perché in fase formulativa questi prodotti devono sì rispettare dei parametri tecnici di resistenze, ma devono anche essere soggetti ad una sperimentazione lunga come quella che abbiamo fatto, in modo tale da poter provare il prodotto su diverse tipologie di murature. E non solo le murature diverse, ma anche diversamente storiche. E quindi su elementi che sono stati provati in laboratorio, prelevati direttamente dai cantieri, proprio per riportare all'interno di un laboratorio un muro che aveva effettivamente 40-50 anni, 40-50 anni di vita. Ecco, questo è uno dei nostri prodotti più importanti per questo tipo di intervento, perché il 15 che voi vedete nel nome, Vedertec Iniezione 15, identifica la prestazione meccanica. Quindi questo è il prodotto che noi suggeriamo nel momento in cui quella muratura deve essere rinforzata, perché ad esempio su quella muratura si deve installare un nuovo solaio, un solaio ligneo. Quindi sicuramente quella muratura sarà soggetta ad ulteriori carichi e quindi bisogna aumentare le resistenze meccaniche con una malta ad alte prestazioni. Parallelamente abbiamo anche una malta invece da iniezione di pura calce 5, semplicemente per rinforzare la muratura lì dove abbiamo necessità di accorpare, mettere insieme gli elementi disgreganti che ci sono all'interno della muratura, sempre in ottica di migliorare la risposta meccanica. Queste tre soluzioni che noi abbiamo visto, se vogliamo, anticipano quelle che è la vera tecnica di consolidamento, quantomeno nell'immaginario comune, e cioè quella dell'intonaco armato. Qualsiasi intervento di consolidamento fatto sull'intera superficie, fatto con l'intonaco armato piuttosto che placcaggi armati, deve inevitabilmente passare dalla valutazione della muratura in sé. Quindi dobbiamo prima ripristinare la muratura, prima dobbiamo dare a quella muratura una dignità con gli interventi che abbiamo visto, cuci scuci, ristilatura, iniezione. E dopo si può pensare eventualmente ad un intervento diffuso sul paramento murario. Perché eventualmente? Perché come vi dicevo prima, il semplice rinforzo della muratura con quegli interventi può anche essere sufficiente ad aumentare di quel tanto che basta la muratura del taglio necessario a rimanere negli standard di sicurezza. Il che vuol dire che ci permette anche di risparmiare un intervento evitando l'applicazione dell'intonaco armato. L'intonaco armato è una tecnica, come vi dicevo, consolidata, genericamente fatta da un intonaco cementizio che per sua natura ha alte resistenze meccaniche e un alto modulo elastico. All'interno dello spessore si mette una rete elettrosaldata e si ancora tutto sul supporto attraverso dei connettori tipicamente in acciaio. Questo intervento, che è storico, nel corso degli anni ovviamente ha evidenziato degli aspetti negativi, e quindi in particolare sappiamo la rigidezza dovuta all'utilizzo di un intonaco cementizio, la rigidezza che amplifica l'effetto distruttivo di un'azione sismica e lo amplifica ancora di più nel momento in cui l'intervento non è di tipo eterogeneo, per esempio è fatto da un solo lato dell'edificio. Questo provoca
un non allineamento tra la massa, tra il centro di rigidezza delle masse e il baricentro, e quindi può provocare dei fenomeni distruttivi a seguito del sisma. Ed è per questo che recentemente questa tecnica è stata sostituita da tecniche, se vogliamo, innovative nell'utilizzo dei materiali che vanno a sostituire l'intonaco armato. Ecco, le ho genericamente chiamate placcaggio con materiale composito per distinguerle dall'intonaco armato. Perché l'intonaco, ad esempio, non è più un intonaco cementizio, ma è un intonaco a base calcio. Base calcio vuol dire una modulo elastico più affine alla muratura e quindi meno corpo estraneo, più compatibile con le prestazioni, con la meccanica della muratura. Un intonaco a base calce che ne rispetta anche la traspirabilità della muratura e quindi non provoca quel ristagno di umidità all'interno della muratura come il caso dell'intonaco cementizio. La rete invece elettrosaldata è stata completamente sostituita da una rete in fibra di vetro. Vetro alcali resistente, quindi praticamente non si corrode con la presenza alcalina che c'è all'interno dell'intonaco ed è apprettata con delle resine. Il tutto viene poi ancorato al supporto con dei connettori che possono essere d'acciaio o in fibra di vetro a seconda del sistema utilizzato. Perché quello che proponiamo nei sistemi WeatherTech sono due interventi, uno a basso e uno ad alto spessore. Due interventi, due tipologie di intervento in linea con quelle che sono le nuove indicazioni che ci vengono fornite dalla normativa. Sono state emanate delle linee guida che disciplinano questo settore. In particolare disciplinano gli interventi realizzati a basso spessore, denominati FRCM, e gli interventi ad alto spessore denominati CRM. Due tipologie di intervento decisamente diverse tra di loro, ma che hanno la stessa finalità, cioè quella di consolidare le strutture verticali. Ora, questo sistema che proponiamo, composto da un intonaco, rete, fibre di vetro e connettori, sono in corso i test per l'ottenimento delle certificazioni relative, sono anche utilizzate per comporre quello che è un presidio antisismico, che in fin dei conti sono letteralmente dei salvavita. Il primo è quello dell'antisfondellamento del solaio. È un intervento che viene realizzato in aderenza all'intradosso del solaio e ha lo scopo di contenere i detriti che si possono generare a seguito di un movimento sismico dovuto allo sfondellamento dell'laterizio oppure i detriti dell'intonaco. Il sistema prevede l'intonaco e la rete, oppure soltanto la rete, perché in alcuni casi la committenza vuole applicare ad esempio un controsoffitto come quelli che abbiamo visto in precedenza, ma vuole mettersi in sicurezza, quindi realizza l'antisfondellamento, il contenimento dei detriti con le reti strutturali e gli ancoraggi e poi realizza un controsoffitto. Questo sistema è stato testato presso l'Istituto Giordano su un solaio di dimensioni reali in modo tale da documentarne l'efficacia. Sono state fatte le due prove con la sola rete e rete di intonaco, ottenendo dei risultati ben oltre le aspettative. Ma d'altronde è normale perché trattiamo di un intervento salvavita, quindi naturalmente sovradimensionato. Tra l'altro, per questo tipo di intervento, noi proponiamo un'assistenza in cantiere, e cioè veniamo a valutare il travetto, che è l'elemento fondamentale su cui viene installato il nostro sistema attraverso i tasselli. Quindi realizziamo una prova di trazione sul travetto. Tramite il tassello per verificare se quel travetto è in ottime condizioni, in buone condizioni o comunque risponde agli standard che noi abbiamo ricavato dai rapporti di prova. Nel caso non fosse così, siamo lì pronti a indicarvi qual è il modo migliore per ripristinare un travetto con una delle nostre malte cementizie. L'altro presidio antisismico, anche in questo caso realizzato con l'intonaco strutturale, la rete in fibra di vetro e connettore, è
l'antiribaltamento, il presidio di antiribaltamento. Sappiamo bene che in una struttura intelaiata tra travi e pilastro, la tamponatura è l'elemento che può essere soggetto ad un'oscillazione, quindi ad un'espulsione fuori dal piano e quindi andare al di fuori del piano dell'edificio. È una richiesta, ha preso corpo questa necessità nel momento in cui si è visto che l'espulsione della tamponatura, oltre a cadere anche magari sulla testa delle persone che cercano di evacuare quell'edificio in caso di sisma, riempiono le strade di detriti, rimandando, rallentando gli interventi del pronto soccorso, dei vigili e dell'ambulanza. Ecco perché questo sistema è stato fortemente richiesto, sponsorizzato, ricercato dalla Protezione Civile, perché oltre ad essere un sistema salvavita per le persone che evacuano, permettono anche un pronto intervento. Anche in questo caso, come nello sfondamento, non esiste una normativa che disciplina questo settore e ci dà delle indicazioni ben precise su come fare un sistema di questo tipo. Anche in questo caso, abbiamo realizzato dei telai 3 metri per 5. Siamo andati all'Università di Padova e una volta aver realizzato una tamponatura di 40 centimetri, quindi di 15 metri quadrati, abbiamo applicato con un martinetto idraulico una forza che cercava di ribaltare questa tamponatura. Il sistema che noi abbiamo applicato con il nostro intonaco strutturale, la nostra rete e i connettori che fermavano la rete nella cornice della trave, del pilastro, hanno di fatto contenuto l'espulsione della muratura, che ovviamente si è distrutta a seguito della spinta esercitata dal martinetto idraulico, ma non è ribaltata verso l'esterno. È una prova empirica, di conseguenza il sistema funziona o non funziona. Vi do un parametro: solitamente una tamponatura ribalta con una forza pari a una volta il suo peso. In questo caso il martinetto ha esercitato una forza 4 volte superiore, 4 volte il peso di quella tamponatura che abbiamo ipotizzato. Ora, anche in questo caso parliamo di un sistema sicuramente sovradimensionato, però i parametri a condizione a contorno sono difficili da valutare, quindi è inevitabile utilizzare un sistema sovradimensionato se l'ottenimento è, se l'obiettivo è quello di salvaguardare la vita. Ora, tutte queste soluzioni, in realtà molte altre, perché poi ci capita spesso di andare in cantiere e di dover letteralmente valutare una serie di interventi. Lo facciamo con il nostro ufficio tecnico e i nostri tecnici applicatori che vanno in cantiere e lavorano insieme alle maestranze il tempo necessario per realizzare i primi interventi. Ecco, tutto questo. E altre informazioni, come ad esempio i video applicativi dei sistemi che abbiamo appena visto, i quaderni tecnici su cui documentare gli interventi, DVG che potete scaricare, che sono aperti liberamente, potete scaricarle dal nostro sito, dal quale potete avere tutte queste informazioni. Come vi dicevo, io purtroppo sono stato molto conciso, perché volevo, il mio obiettivo era quello di allargare la panoramica sulle soluzioni Saint-Gobain e farvi sapere che abbiamo la possibilità di intervenire anche sugli edifici esistenti. Avremo occasione di approfondire questi sistemi e le normative relative che le disciplinano con anche